Matera, Matera io ce l'ho nel cuore da molti anni. Devo dire che però ieri quando sono arrivato mi sono sentito un po' spaesato, perché è una città che ha cambiato molto il volto della città, diciamo, attuale, e quindi mi devo ritrovare a rivedere i sassi, perché se non vedo i sassi è inutile che sono venuto, a parte la cittadinanza che mi onora molto. Io ho avuto molti amici a Matera, alcuni purtroppo non ci sono più, ma vivono nel mio ricordo e nel ricordo delle persone che mi hanno conosciuto, che mi hanno visto lavorare, che mi hanno incoraggiato a fare un film per cercare di far capire i problemi di questo nostro sud. Il film l'ho fatto proprio perché fosse comunicato a tutti, all'altra parte d'Italia, la metà d'Italia che sta al nord. L'ho fatto perché potessero capire e vivere le difficoltà che il nostro sud ha dovuto superare per potersi ritrovare al passo con la civiltà avanzante. Non vorrei dire altro, perché sono convinto che mi avete capito, perché quando si parla di sud c'è bisogno che la gente capisca quali sono i problemi del sud. Il cinematografo li può far capire meglio anche forse della letteratura, perché la letteratura dà una informazione, devo dire, più che capace di far capire quali sono i problemi, le origini dei problemi, le ragioni dei problemi. Ma il cinematografo ti fa vedere. La grande forza del cinematografo, e io credo che questa forza lo accompagnerà a lungo, sempre, malgrado l'avanzare delle nuove tecnologie, ma il cinematografo c'ha una cosa al di sopra e al di fuori di tutte le nuove tecnologie. Il cinematografo rende tattile i personaggi e i problemi. Noi, quando vediamo un film, ci immedesimiamo con i personaggi. Questa è la forza del cinematografo. E quindi io sono convinto che il cinematografo resisterà a lungo, malgrado la televisione, malgrado tutte le nuove tecnologie. Ci ritroviamo oggi così a
voi mi fate l'onore di darmi questa cittadinanza onoraria. Io vi ho detto che Matera ce l'ho nel cuore e quindi potete immaginare anche l'emozione, diciamo, che mi fa questo avere rincontrato tante facce che non ho dimenticato. Non so più cosa dire.